Benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci ritroviamo qua dopo un po' di tempo. Scusate se sono stata un pochino inattiva settimana scorsa e anche la settimana prima. Però allora, faccio questo video appunto per aggiornarvi del perché non ho filmato questa settimana e del perché non ci sono stati video questa settimana. E poi oltretutto anche qua in Canada è arrivata la quarantena, mettiamola così, non ancora quarantena come in Italia, del tipo che ci obbligano a stare in casa e non possiamo uscire e eccetera eccetera. Però diciamo che i canadesi hanno tanto buon senso e sì, stiamo in casa anche se non ci mettono la pistola alle tempie dicendo dovete stare in casa maledetti. Ovviamente possiamo uscire per la spesa e cose simili, però sì, stiamo in casa. Per me è solo il quarto giorno che sono in casa, oggi è venerdì, giusto per farvi capire. Io adesso lavoro da casa, quindi sì, io lavoro da casa, quindi le mie giornate bene o male passano. Però da una parte sono contenta di stare a casa perché fuori c'è proprio un tempo molto brutto, come vedete anche dalla qualità del video, purtroppo fuori c'è un grigiore orribile, fa molto molto freddo. Però dall'altra diciamo che mi manca un po' la comodità dell'ufficio. Però vabbè, niente, questo video non è fatto per parlare della quarantena, ma posso fare anche un video sulla quarantena, non ho problemi. Quindi oggi voglio farvi questo video perché me l'hanno richiesto dopo aver messo la foto. Se mi seguite su Instagram lo sapete, ma anche se l'avete visto dal video, mi sono operata gli occhi. So che io nei video non sono mai stata tanto con gli occhiali, quindi magari per voi io non portavo gli occhiali. E voglio parlarvi in questo video di come è andata, come l'operazione, come sta andando la guarigione, perché infatti non sono ancora guarita, ecco. Quindi sì, iniziamo dicendo che io porto gli occhiali da circa 14 anni, se non mi sbaglio. Non ho mai avuto grossi problemi con gli occhiali perché all'inizio li portavo poco, perché ero partita con un 0.5, una cosa simile, semplicemente non vedevo la lavagna e mi servivano gli occhiali. Poi ho avuto anche l'astigmatismo che è entrato in mezzo, poi ho perso tanta altra vista, quindi diciamo che a un certo punto era diventato un po' pesante ogni anno cambiare gli occhiali, fare sempre visite, bla bla bla. E comunque, diciamoci la verità, portare gli occhiali comunque è un costo, perché c'hai visite, devi cambiare le lenti, se porti le lenti a contatto sono una grossa spesa, quindi non è proprio il massimo essere ciechi nella vita. Ecco perché molte molte volte io mi arrabbiavo parecchio quando vedevo gente che portava gli occhiali per finta, era una cosa che mi dava fastidio. Quindi cosa è successo? Che io ho deciso di fare l'operazione laser quest'anno perché sono andata a informarmi, a capire effettivamente se devo aspettare 70 anni che la mia vista si stabilizzi, oppure se posso fare l'operazione, o ovviamente la mia vista comunque da 2 anni, da quasi 2 anni è stabile, non ho perso vista, quindi l'ho tenuta d'occhio, quindi sono molto felice che appunto questi ultimi 2 anni io non abbia perso vista. Ho perso un pochino di vista, ma non troppo da cambiare occhiali, diciamo, cosa che invece negli ultimi 3-4 anni ho cambiato gli occhiali ogni anno, e cambiare occhiali ogni anno, cioè non cambiavo gli occhiali, ovviamente cambiavo solo le lenti, comunque le lenti sono tanto tanto costose, quando c'è astigmatismo, miopia, metti luce blu, metti antiriflesso, lo sapete, chi si è portato gli occhiali lo sapete benissimo. E niente, sono andata a febbraio un giorno per fare la visita, perché qua ti offrono la clinica di LASIK, ti offre la visita gratuita, quindi sono andata a farmi la visita, mi hanno detto sei un candidato, perché loro ti controllano prima per capire finalmente se sei un buon candidato per fare l'operazione, perché magari c'è gente che ha più problemi di quelle che ne ho io, che magari non si può operare per tot motivi, e mi hanno detto puoi da operarti tranquillamente, no problem. Mi hanno parlato dei prezzi, mi hanno parlato di cosa succede dopo, cosa non succede dopo, ti parlano anche dei pericoli, ma però dicono comunque che è il pericolo di non riuscire effettivamente ad avere successo con questa operazione veramente, veramente minima, minima, proprio minima. E niente, quindi ho deciso che ho detto vabbè, operiamoci. Ho approfittato appunto sia del periodo che appunto adesso che avevo dei soldi da parte, sia anche del fatto che guardando anche i voli per l'Italia, prima che succedesse tutto quel casino, che hanno chiuso i voli, che hanno chiuso tutto in quarantena, i voli per l'Italia costavano veramente tanto. Ho detto, guarda, quasi quasi, piuttosto questi soldi che farmi la vacanza in Italia, me li metto sull'operazione e mi recupero la vista. E ho fatto bene, perché a quanto pare comunque in Italia non torno quest'estate, a quanto pare, quindi tanto non posso uscire neanche dal Canada, state tranquilli che anche qua non c'è chiuso tutto. E quindi ho deciso
deciso appunto di investire perché comunque bene o male è un investimento a vita e io oltretutto anche l'assicurazione vita, cioè c'erano due, come si dice, avevi due opzioni, quella di pagare meno oppure quella di pagare un pochino di più e avere tipo l'assicurazione vita, quindi tu se vedi che a un certo punto la tua vista non è più buona come prima puoi ritornare e ti fanno un ritocco, perché comunque ti dicono guarda che la tua vista forse a un certo punto ritornerà sui suoi passi, non perché l'operazione non abbia avuto successo, ma perché comunque il tuo occhio si è abituato a adesso io non sono un medico, non capisco un cacchio, però dicono che la tua cornea può ritornare ad avere la stessa forma di prima proprio perché è strano che adesso tu veda, ecco. E ovviamente non è una cosa che mi preoccupa perché appunto bene o male posso ritornare sempre in clinica, come ho già detto a me non manca tanto, mi mancava forse meno 3,5 su tutti e due gli occhi e avevo uno di astigmatismo su tutti e due, quindi ero abbastanza uguale su tutti e due gli occhi. C'è gente che comunque ha meno 8, meno 9 che si opera e comunque vanno benissimo, quindi avevo detto, beh, io che a me non manca chissà che, sicuramente andrà bene. Il giorno dell'operazione è lungo, quando tu decidi di dire ok, mi opero, ti danno l'appuntamento, decidi tu l'appuntamento e ti dicono preparati che il giorno dell'operazione verrai in clinica e starai 4 ore. Vai là, ti ricontrollano l'occhio, ti dicono il giorno tipo 24 ore prima non puoi truccarti, non puoi mettere profumi, non puoi mettere creme che abbiano alcol, eccetera, cioè c'è niente, cioè devi essere proprio pulita ma non profumata, ecco. E ti controllano la mattina stessa, ti dicono ok, tutto sta andando bene, tutto bene, la tua vista sembra quella, ti chiedono se va tutto bene, ti chiedono se vuoi un calmante, se per caso sei agitato, poi vai a pagare, poi aspetti di nuovo, poi ti mandano l'operazione, effettivamente che l'operazione di per sé dura una cosa come 2 minuti, cioè veramente non dura niente. Quello che a tanti fa impressione forse è che dicono alla gente mi tocca gli occhi, oh mio Dio, mio Dio. Allora io vi spiego com'è andata, cioè se siete un po' sensibili a queste cose, non vi mostrerò immagini, vi dirò solo cosa hanno fatto, però se per caso vi cringia tanto anche sentir parlarne, magari skippate tra 2 o 3 minuti. Però quello che mi hanno fatto è semplicemente mi hanno messa su un lettuccio, mi hanno coperto un occhio, sull'altro occhio mi hanno messo un cosino dentro l'occhio, quindi è una cosa che ti infilano dentro l'occhio. Ma ti gelano l'occhio comunque, prima ti mettono delle gocce che ti fanno gelare un attimino gli occhi, non è proprio anestetico pazzesco perché comunque non stiamo parlando di un'operazione in cui ti toccano nervi o altro. Quindi ti mettono cose dentro l'occhio, poi mi hanno passato una specie di liquido, infatti a un certo punto non vedevo più, e poi mi hanno fatto una specie di pressione, mi hanno detto il tuo occhio è molto piccolo, quindi la pressione la sentirai tanto, e quando tu senti questa pressione vedi nero. Quindi è come se non vedessi più, però è normalissimo. Vedi tutto tutto nero e ti dicono stai tranquilla, è normalissimo, 10 secondi vedrai nero, poi quando tu ricominci a rivedere, ti dicono di fissare un punto che è un punto verde là e poi senti il laser che fa e basta. Questo è tutto ciò che succede. E poi fanno quella cosa con l'altro occhio. Quindi giustamente è un'operazione veramente che dura pochissimo. Non si prova dolore, assolutamente zero dolore, cioè l'unica cosa che ho provato dolore è la pressione, però, cioè, nel senso, onestamente, mi hanno tolto i denti del giudizio, tagliandomi la gengiva, togliendomi tutta la vita, onestamente, credo che quello sia il dolore più grande che ho provato in vita mia, questo, diciamo che per me questo non è stato un grande dolore. Subito dopo ti dicono, guarda che vedrai un attimo offuscato, non tanto offuscato, tipo, vedi super chiaro. Però vedi come se avessi una pellicolina di plastica sul viso, non so se mi spiego. Quindi vedi un po' come se fosse un po' di nebbia, ecco. Però quello passa subito, passa una cosa tipo mezz'ora io già vedevo. Quindi fate conto che io fin subito dopo l'operazione già vedevo, cioè vedevo tutto. Quindi cosa è successo? Dopo ti mandano a casa, ti rivedono il giorno dopo. Ti danno degli occhialetti perché ti dicono la luce ti darà fastidio, ti pruderanno gli occhi, quindi non grattarti. Dormi magari con gli occhiali perché se durante la notte ti viene l'istinto di grattarti, almeno c'hai gli occhiali addosso, non è stato molto comodo quella cosa. Però sì, poi mi hanno dato milioni di gocce, milioni di antibiotici, quindi il primo giorno è stato quello più brutto perché mi prudevano tantissimo gli occhi, la luce mi dava molto ma molto fastidio.
E mi era venuto anche tanto mal di testa, ma io soffro già di emicrania, quindi di emicranie potenti, quindi per me quello era una cosa normale, cioè non l'ho collegato all'operazione. Quindi 1000 gocce, 1000 antibiotici, oggi fate conto che sono 6 giorni dall'operazione, sono passati 6 giorni, io in questi 6 giorni ho preso antibiotici, quindi gli antibiotici sono tutti per l'occhio, quindi tu ti metti 50.000 gocce dentro l'occhio, quando senti l'occhio secco devi mettere le goccine antisecchezza, ecco. Come sta andando il ricovero? Allora, sta andando bene nel senso che io ho gli occhi un pochino rossi, che sicuramente in camera non vedrete, non ve li farò neanche vedere perché magari impressiona qualcuno, però quando apro un attimino gli occhi un po' di più si vede tipo del rossore perché si sta cicatrizzando l'occhio, è normalissimo, non mi fa male, non mi fa assolutamente male, semplicemente c'è questo rosso che mi fa un po' di ansia, ecco perché ho messo l'eyeliner rosso. Cos'altro? Ah sì, purtroppo, se posso consigliarvi, quando fate un'operazione del genere, per favore prendete del giorno, cioè prendete off dal lavoro, soprattutto se lavorate al computer. Io purtroppo sono stata stupida e ho detto, ah no, vabbè, ma sto bene. I primi 2 giorni lavoravo con gli occhiali da sole, questo non è star bene, non è assolutamente star bene. E il mio problema qual è? Che da lontano vedo perfettamente, vedo seriamente, stupendamente. Vi giuro, il primo giorno che mi sono svegliata, effettivamente ho visto, mi sono messa a piangere perché non ho mai provato questa sensazione di vedere bene neanche con gli occhiali. Vi giuro, cioè, con gli occhiali proprio vedevo forse 80% bene, adesso sei tipo 100%, tipo wow. Quindi sì, è tutto molto bello, però dopo 6 giorni vi posso dire che continuo ancora a svegliarmi e a cercare gli occhiali da vista vicino sul comodino. Ma credo sia normalissimo perché dopo 14 anni sei un po' abituata a tipo prendere gli occhiali, metterli addosso e lavarti, ecco. Quello che io invece trovo adesso fastidioso è da vicino, perché l'operazione effettivamente ti cura entrambe le cose, l'astigmatismo e la miopia, però da vicino ci metti un attimino un pochino di più. Quindi io adesso al computer, che lavoro sempre al computer, sono un po' infastidita perché non vedo bene, cioè vedo ma vedo un pochino sfocato, quindi un po' fastidiosa la sensazione, però purtroppo non mi sono operata nel migliore momento della vita perché quando mi sono operata il giorno dopo praticamente eravamo in quarantena, fate conto, poi al lavoro alcune persone sono licenziate, quindi siamo rimasti in pochi, stiamo lavorando da casa e diciamo che non era proprio il buon momento per dire ho bisogno di malattia, ovviamente vi dico è perché io sono stupida, non fate queste cose. Cioè, se sapete di non potercela fare a fare delle cose, lasciate stare, soprattutto stiamo parlando di operazioni agli occhi, quindi tutto il mio lavoro si basa sulla vista. Quindi, cioè, se non vedo, non faccio un buon lavoro. Quindi sì, non sto dicendo che sono cieca e quindi non vedo proprio niente, però è fastidiosa la sensazione che devo ogni tanto tipo avvicinarmi un pochino di più al computer perché non vedo quella roba al lavoro, oltretutto io c'avevo computer grandi, quindi mi dava già meno fastidio, ma qua a casa c'ho il mio piccolo laptop con un piccolo schermo, quindi non è proprio la stessa comodità. Però sta andando bene, nel senso che adesso metto le gocce ogni tot perché mi sento gli occhi secchi. Quando mi sveglio al mattino gli occhi sono molto molto secchi, quindi tipo ogni tanto mi sveglio durante la notte per mettere delle gocce perché sento gli occhi proprio prudere un attimino. Però per il resto non è una sensazione che mi dà fastidio, adesso posso, dopo una settimana mi hanno detto posso truccarmi, quindi sono molto felice. Però allo stesso tempo dico vabbè tanto devo stare a casa, quindi fate conto che mi sono truccata solo per fare il video perché non volete vedermi in quelle condizioni che sono stata fino a ieri, in pigiama col plaid sopra, bellissimo, stupendo. Quindi niente, questo è tutto ciò che avevo da dire sull'operazione. Come vi ho già detto, secondo me è stata l'unica gioia di quest'anno, perché parliamoci chiaro, quest'anno non sta vincendo come l'anno migliore del mondo. E niente, sono molto felice perché appunto adesso vedo meraviglioso, cioè è una cosa stupenda. Però, come ho già detto, faccio ancora fatica a fare le cose da vicino, quindi anche leggere. Insomma, quindi ho detto, siccome adesso col virus ci hanno detto che loro dovrebbero vedermi ogni 2 settimane dall'operazione, però hanno detto adesso col virus cercheremo di limitare queste visite, giusto perché appunto, ma è giusto così. Però magari se vedo che boh, lunedì sto ancora così, magari li chiamo per chiedere se sia normale, perché magari dovrei approfittare adesso che non ancora proprio tutto è chiuso per andare, ma non so, a fare un paio di occhiali semplicemente per il computer. Quindi sì, quindi tutto questo è.
L'unico fastidio che posso dire di avere, per il resto veramente è il cambiamento della vita e sono veramente contenta di essere riuscita a fare questa cosa finalmente dopo anni che veramente volevo farmi l'operazione, ma non ho mai avuto l'occasione, non ho avuto il cash, e anche appunto dovevo aspettare che la vista si stabilizzasse perché prima stavo perdendo veramente tanto, cioè perdevo tipo ciocche da 0,5, la cosa peggiore è stata nel 2017, credo che ho perso tipo 1,5 così, cioè io ero tipo ma che cacchio. E niente, vabbè, questo è stato dopo la magistrale, quindi è stata colpa mia in quel caso perché mi sono le lenti a contatto mentre scrivevo la tesi, non fate queste cose, non fatele. Niente, io smetto di blaterare perché questo video è stato troppo lungo, spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere se per caso anche voi vi siete operati, se avete intenzione di operarvi, come vi siete trovati, eccetera, eccetera. E niente, noi ci vediamo alla prossima volta, ciao!